esortazione a non portare gente oggi. Oggi è una presentazione abbastanza intima delle norme per i problemi che stanno avvenendo. Avremmo potuto, senza esagerare, riempire questa sala e tenere la generale a marciapiede. Questo l'abbiamo fatto, quindi vi ringrazio per l'attenzione che avete avuto. Sono 7 giorni che sono entrato nel mondo della politica, da lunedì della scorsa settimana, oggi sono esattamente 7 giorni, e devo dire che onestamente è un mondo di tanti. Quello che sto vedendo e quello che sto percependo è un mondo particolare, un mondo stimolante sotto molti punti di vista, ma è un mondo dove ci sono delle dinamiche che spesso non fanno la logica di quello che serve, ma fanno la logica probabilmente del singolo capitale. Devo dire che in tutta questa prima settimana la cosa che più mi ha demoralizzato è vedere la gente con il cappello in mano davanti alle segreterie dei candidati. Vuol dire che in 40 anni in questa provincia non è cambiato nulla. Uno dei miei obiettivi, del mio programma, è far sì che queste file sui marciapiedi a chiedere e a ottenere promesse che poi non si realizzano e di accorciarla, ma di accorciarla più del 50%. Le idee ci sono, ce ne sono tante, e la nostra non è una lista di voti. Probabilmente io personalmente e tutti i miei colleghi scontiamo un ritardo di 5 anni sulla campagna elettorale. Ci sono i mamma santissima della politica che stanno già da mesi facendo campagna elettorale, e noi chiaramente scontiamo la nostra, scontiamo questo ritardo, però non ci abbattiamo, perché alla fine la vita è una lotta quando uno fa impresa, quando uno fa lotta e quando uno fa politica. Quindi noi ce la metteremo tutta per rubare spazio a chi negli anni ha fatto probabilmente politica da sempre, a chi negli anni poi ha fatto probabilmente solo i propri interessi. Io non faccio nomi, perché non è mia abitudine, ma sicuramente questa regione ha grandissime potenzialità e ha la possibilità di fare cose nuove, vedendo la regione anche in un'ottica sempre più federale, perché se ve ne siete accorti siamo ormai in una zona di federalismo avanzato, quindi più il tempo passerà più questa cosa prenderà piede. Il rapporto con il